E ciao a tutti ragazzi e bentornati su Geometry Dash. Oggi facciamo un livello che si chiama Obsolete by Spuddles, che è un easy demon, ovviamente. Come al solito, chi mi conosce sa che ormai porto solo easy demon, per cui che lo dico a fare? Per questo demon, vi stavo dicendo, voglio fare una intro, non dico diversa, ma più esplicativa. E molto più diretta, semplicemente vi dico una cosa: praticate sempre le parti che non vi riescono. Questa descrizione, tra virgolette, del livello dovrebbe essere la più appropriata. Per farvi capire di cosa sto parlando, vi lascio direttamente al video senza perdere altro tempo e buona visione. Porco d***o, che cazzo devo fare? Perché muoio, porco d***o? Ma perché, porco d***o? Io veramente... Come cazzo si fa lì? Io poi mi lamento tutte le volte che dico sempre le stesse cose, livelli sono questo livello è buggato, questo livello è buggato e alla fine voi dite sì, ma per te sono tutti buggati. Ma Cristo, ma guardate! Ma come cazzo, ma cosa cazzo vuol dire questa roba? Ma dai, ma fate i seri! Cosa devo fare io? Perché muoio se c'è la porco di... Di freccia! Ma che cazzo di problemi avete? Ma Cristo! Io non ho parole. Io la pratico perché mi sono rotto il cazzo. Io faccio in pratica quella parte lì e finché non la faccio intera, porco di non rimetto la norma, madonna. Devi avere una straight flying perfetto perché sennò non ti va. E questo è un easy demon? No, dai, ma stiamo scherzando. Fanculo, vai. Ok, vedi che bisogna praticarle le parti che non ci si riesce dopo un po', perché io me ne dimentico sempre, ma è importantissimo ragazzi, le parti che non vi riescono negli Easy Demon, anche nei Medium Demon, praticatele tanto. E non è che la dovete fare una pratica così, ah, l'ha passata bene. Dovete fermarvi prima dell'inizio della parte, mettere un checkpoint, levare gli auto checkpoint e così la imparate a farla tutta di fila. Perché almeno imparate veramente.
E niente, vabbè, 86 tentativi. Allora, è Easy Demon, però diciamo che quella parte lì potevano pensarla meglio. Questo Spuddles poteva pensarla meglio, ora. Vabbè, non mi è piaciuta quella parte lì, semplice. Per il resto il livello comunque è un buon livello, che comunque vi consiglio. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto, spero di sì, anche se a me il livello dipende comunque da punti di vista. Poi magari... ah no, aspetta, nella intro non vi ho detto che fa schifo, perché in realtà non fa schifo. Scusatemi, ma sto registrando ste clip un po' così a caso. Non le sto registrando subito dopo il livello, diciamo così. E quindi niente ragazzi, lasciate un mi piace, commentate, ridete e iscrivetevi ovviamente. Ciao a tutti!